Piccolo disclaimer, Playdead Interactive mi ha chiesto di non mostrare parti video separate dalle rispettive parti audio, quindi questa recensione sarà un po' diversa dal solito. Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e questa è la mia recensione per Inside. Come di consueto, un doveroso grazie va a chi ha permesso questa recensione, in questo caso Playdead Interactive. Il nome del publisher potrebbe non esservi nuovo, si tratta dello stesso team che qualche anno fa ha creato l'opera splendida che è Limbo. Spero che abbiate avuto modo di provarlo, perché vale, decisamente. Inside è un nuovo esempio di come i videogiochi possono essere arte, riflessione, psicologia e catarsi. Tutto questo forse è un po' esagerato, ma allo stesso tempo riduttivo per descrivere ciò che dà Inside a chi lo gioca. Il gameplay è del tutto simile a quello di Limbo. Muoviamo un bambino che fugge costantemente, verso la destra illusoria di un ambiente bidimensionale. Da cosa fugge? Perché fugge? Non c'è trama, non ci sono dialoghi, il player si ritrova così immerso in varie speculazioni e riflessioni. Fino all'arrivo del finale, dopo il quale la confusione dilaga e scompone le mille riflessioni in milioni di pezzetti. Inside è una metafora profonda e cruda, ma ciò che rappresenta è una visione soltanto personale ed intima di chi è davanti allo schermo. Non crediate che ciò voglia dire che Inside è noioso, sempre di gioco si tratta, ed i suoi puzzle, mescolati con le sezioni platform, tengono svegli interesse ed attenzione, accompagnandoci attraverso le riflessioni per le circa 4 ore di durata totale. Il comparto grafico è simile al predecessore Limbo, atmosfera grigia e cupa, spezzata solo dalla rossa maglietta del protagonista e da occasionali pulsanti, sempre rossi. La scelta, seppur minimale, delle colorazioni è ottima per trasmettere il distacco dall'automatismo e dalla piattezza del mondo esterno al bambino, e al contempo lancia un messaggio costante al giocatore. Ad accompagnare la grafica, il sonoro è pieno di silenzi, scricchiolii, rumori. La parte migliore, tuttavia, è la riproduzione del respiro del bambino. Calmo e ritmato nelle zone puzzle di ragionamento, ma forte, rapido e affannoso durante le fughe rocambolesche o nei momenti in cui la sensazione di essere braccati dal mondo, dal grigio, dalla massa è forte. Proprio per questo consiglierei a tutti di giocarlo la sera, con buone cuffie che isolino dal resto. Non perché sia un horror o per provare angoscia, ma per immergerci e immedesimarci in quel bimbo, in quel battito, in quel respiro.
All'interno del gioco sono disseminati eventi e figure enigmatiche, dinamiche e comportamenti singolari, ma preferisco non citare esempi, lasciandovi con gli assaggi visivi e con il piacere di poter provare sulla vostra pelle, ma soprattutto nella vostra mente, tutte le sensazioni che il flow of consciousness di Inside saprà regalarvi. Per ora il gioco è disponibile solo per Windows, ma ci sono buoni presupposti perché avvenga in un futuro, speriamo prossimo, il porting per quanto riguarda GNU/Linux e Mac. Su Steam il prezzo base è di 20 euro, che forse sono un po' considerata la breve durata, ma una volta che lo troverete scontato o in un bundle, l'acquisto è quasi di dovere. Per questa recensione è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non lo aveste già fatto. Ciao a tutti!